E là, ragazzi, qui è Panino alla Spina che vi parla e benvenuti in questa nuovissima puntata del The World Show. Ecco, se avessi avuto gli effetti speciali avrei fatto tipo così con la scritta che compariva. Ma dato che il mio budget è molto limitato non lo posso fare. Vabbè, comunque, prima di cominciare, come sempre, leggerò il commento della puntata precedente. In questo caso il commento è quello di Flame Dragon. Ha descritto a suo modo come potrebbe estinguersi l'intera razza umana. Ha parlato di esperimenti nucleari, tante cose. E sento che è troppo lungo, non lo leggerò, ma lo lascerò qui in screenshot. Quindi basta che fermate un attimo il video e lo potete leggere. È molto interessante. Mi raccomando, se volete che anche il vostro commento appaia nella prossima puntata, fate un bel commento sul tema che viene trattato oggi. Quello più bello e anche quello più divertente sarà poi visto qui a inizio video. Possiamo cominciare adesso. Eccoci qua. Allora, ragazzi, oggi siamo senza l'inno. Me ne sono liberato con una cosa semplice, cioè non portando le cuffie. È stato molto semplice. Perché non ci ho pensato prima? Perché? Quindi oggi siamo senza l'inno, senza il nostro caro odiato inviato, perché non serviva a niente quell'uomo, non serve a niente tuttora, non servirà a niente nemmeno in futuro. Quindi, niente, oggi non ci sarà lui. Comunque, vabbè, cominciamo subito allora a parlare delle nostre tematiche importanti. Un primo scenario, dopo l'estinzione dell'uomo, potrebbe essere che la Terra non c'è più, perché se la Terra scoppia, provocando l'estinzione dell'uomo, la Terra, cioè, non c'è niente, ci sono frammenti così che vagano così per lo spazio, no? Tutto in modo strano. No, vabbè, tramite poi attrazioni gravitazionali, forse degli altri pianeti, vabbè, qui c'è tutta la fisica dietro, che non stiamo ad approfondire qua. Comunque, niente, la nostra cara Terra potrebbe non esistere. E vabbè, a noi che ce ne frega, tanto noi siamo già belli che estinti in quel periodo, quindi che ce ne facciamo di un pianeta che, vabbè, ok, lasciamo perdere. Meno male che l'ho trattato per primo questo, così ce lo togliamo subito. Secondo scenario, dopo l'estinzione dell'uomo, cosa potrebbe succedere qua? Beh, innanzitutto gli animali... Dobbiamo distinguere due tipi di animali. Uno, gli animali quelli domestici. Due, gli animali selvatici. Cioè, quelli selvatici, boh, continuano il loro ciclo di vita, così come hanno sempre fatto. Quelli che erano in via di estinzione magari avrebbero una possibilità per ritrovarsi, no? Per evitare l'estinzione. Beh, essenzialmente noi siamo una delle cause principali dell'estinzione di molti animali, quindi direi che la nostra estinzione porta del beneficio a tante razze di animali. Però gli animali domestici, quelli potrebbero rischiare veramente. Immaginiamo tipo gli uccellini, quelli che stanno in gabbia. Se all'improvviso l'uomo smette di esistere, quelli come mangiano? Come stanno lì? Le mucche che stanno dentro le cascine, no? Cioè, chi gli dà del fieno da mangiare? Quelli stanno lì che aspettano il cibo, che non arriva, e crepano di fame anche loro, Quindi direi che, vabbè, a livello animalistico non c'è tanto... Cioè, ci sono vantaggi e svantaggi, bisogna pesare poi quale dei due conviene. Cioè, se c'è più svantaggio, se c'è meno svantaggio. Però, ragazzi, io mi soffermerei su un'altra cosa. Dopo l'estinzione dell'uomo, comunque gli altri animali potrebbero esistere ed evolversi. E se uscisse fuori un altro tipo di uomo? Se lo scimpanzé diventasse un nuovo altro... Un'altra specie simile all'uomo? Nessuno ci ha pensato. Se il passerotto che cammina, il piccione, diventasse intelligente? Oddio, mi immagino già tanti piccioni che combattono tra di loro, che fanno le guerre. Oh mio Dio. E poi vabbè, ci sarà il piccione youtuber che dirà, come sarà la Terra dopo che i piccioni si saranno estinti? Immagino già. Ok, comincio già. Forse era meglio portare lì in questa puntata, va? Un terzo scenario, uno scenario più apocalittico, riguarda invece la parte urbana. Cioè, immaginate una città... Anzi, non è che immaginate. Pensate a una città che viene abbandonata. Quando una città viene abbandonata, cosa succede? Che la flora e la fauna cominciano a diffondersi dentro questo zona, questo spazio. Quindi potremmo trovarci tipo erbe che crescono così sull'asfalto. Ovviamente questi sono processi che richiedono tanti anni, Non è che boh, io abbandono adesso tutta l'intera città e domani la troviamo colma di alberi e animali. No, non è così. Questa città comincerà... Sì, oltre, come ho detto prima,
ad aumentare la vegetazione, ci saranno anche delle popolazioni di animali, altri animali potrebbero cominciare ad abitare lì. Ci sono dei casi in cui le città abbandonate hanno nelle case degli orsi, ad esempio. Quegli orsi sono andati a vivere nelle case abbandonate. Oddio. Un altro scenario, che potrebbe verificarsi dopo l'estinzione dell'uomo potrebbe essere la popolazione aliena. Oh, finalmente gli alieni si fanno vivi. Magari sono proprio loro le cause principali della nostra estinzione. Quindi non ne sarei tanto felice se ciò fosse. Cioè, questi alieni cominciano ad arrivare sulla Terra, pim 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 pim, fanno estinguere l'uomo e si occupano tutto il suolo terrestre. Ci rubano il pianeta. Beh, come molti film fantascientifici, no? Cioè, questo succede in una gran parte, dove ci sono gli alieni che vanno là e ci prendono il pianeta. E gli uomini o potrebbero estinguersi o potrebbero diventare schiavi. O ci potrebbe essere l'incesto, come avevo parlato nella volta precedente. Però vabbè, questi sono altri tre tipi di scenari. Magari potrei farci una puntata a parte. Come cosa succederà all'uomo se la Terra venisse invasa dagli alieni? Ecco, potrei farci una puntata successivamente. Un ultimo scenario è che la Terra diventerebbe un luogo migliore. Sì, sapete perché? Perché se la Terra si estingue, anche l'inno non esisterà più. E quindi, che cavolo, finalmente! Oh, un mondo senza l'inno. Però cavolo, in tal caso non ci sarei nemmeno io. Che cavolo, porca miseria. Vabbè, oh. Mi sa che non c'è proprio modo di liberarsi di lui, eh? No, non ce l'è. Vabbè, che cacchio. Ok, ragazzi, vi ringrazio di aver visto questa puntata del The World Show. Mi raccomando, se vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale. Se seguite soltanto il The World Show, ci vediamo poi sabato. Se seguite anche gli altri video, ci vediamo poi settimana successiva, quando comincia. Salutatemi le vostre estinzioni, se avete qualche estinzione dentro casa. Vabbè, ma cosa, che cacchio, che cosa sto dicendo? Non sto con... vabbè. Comunque, vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte. Ciao a tutti!